Ciao amici di YouTube! Durante l'anno organizzo dei soggiorni di benessere per vivere insieme qualche giorno all'insegna della salute naturale, del benessere del corpo e della chiarezza della mente. Le persone che partecipano sperimentano insieme a me quello stile di vita e quel benessere che vorrebbero vivere ogni giorno ed è bellissimo. Poi però mi contattano dicendo che non riescono a mantenerlo, che sono subentrati dei problemi e allora iniziano a stare male perché sanno come vorrebbero stare, ma si fanno prendere dai problemi. Allora ho pensato di fare questo video. Volevo parlare da tempo del modo corretto di considerare e affrontare i problemi quando si presentano. Ed ecco l'occasione. Volete sapere come avere il giusto approccio per non essere più assillati dai problemi e cambiare per sempre la vostra vita? Ma Simona, non è possibile non avere problemi. Questa volta cambia argomento, lascia perdere. No, io voglio dirvelo lo stesso, è troppo importante. I problemi non li può far sparire nessuno. Mi riferisco a come gestirli per non esserne gestiti. Ho studiato a lungo le neuroscienze e le filosofie orientali. Ho vissuto diversi anni in Giappone e in India e so anche per esperienza personale che alcune parole hanno un effetto decisivo su ciò che sentiamo e ciò che pensiamo, sia in senso positivo che negativo. Dimmi cosa c'entrano le parole con la soluzione dei problemi. Molti studi hanno dimostrato che modificando il linguaggio possiamo cambiare la percezione della vita e l'atteggiamento nei confronti delle esperienze che viviamo. Se questo è vero, ed è vero, allora per cambiare l'atteggiamento di fronte ai problemi che si presentano bisogna cambiare il linguaggio. Oggi voglio condividere con voi tre parole che possiamo utilizzare per cambiare il modo in cui viviamo i problemi ed essere più costruttivi. Dai, sentiamo cosa dovrei dire ai miei problemi. Che non esistono? Sei proprio sfiduciata, ma vedrai che c'è una soluzione. E voi siete pronti? Iniziamo. Noi cosa facciamo? Cambiamo la parola problema con la parola situazione. È una parola neutra che non innesca una carica emotiva negativa. Situazione significa dove le cose sono situate, ovvero lo stato delle cose, senza accezione negativa né positiva. Ah, allora invece di dire che ho un problema, posso dire che ho una situazione da affrontare. Esatto. Beh, posso provarci, non è difficile. Oddio, non mi verrà subito, mi devo abituare. Però l'idea mi piace. Bene, questo è un primo passo, ma c'è una seconda parola che può cambiare in meglio la vita e per sempre. Si tratta di sostituire la parola problema con la parola sfida. Ah, meglio ancora, sì, sempre meglio. Quando qualcosa non va, possiamo dire a noi stessi che abbiamo una sfida da affrontare. Sfida è una parola positiva che stimola a tirare fuori il meglio di se stessi. Le sfide rendono la vita interessante, ci fanno uscire dalla zona di comfort, ci fanno crescere e diventare persone migliori. Tutto questo grazie a quello che all'inizio chiamavamo un problema. A questo punto sono curiosa, qual è la terza parola che cambia la vita? Ma mi vuoi anticipare? Aspetta, ci sto arrivando. Ma prima vi ricordo che se volete vedere altri video sulla crescita personale e la salute naturale, basta iscriversi al mio canale con un semplice clic. E attivate le notifiche così non ve ne perdete neanche uno. Torniamo a noi. La parola ancora migliore è opportunità. Invece di pensare e dire che abbiamo un problema, possiamo pensare e dire che abbiamo di fronte a noi un'opportunità inaspettata. Non sarebbe meglio pensare così che ogni difficoltà che dobbiamo affrontare può portare un beneficio o un vantaggio di uguale misura o addirittura più grande? Io penso proprio di sì. In questo caso dobbiamo impegnarci per trovare il beneficio, l'aspetto positivo in ogni situazione. A volte si mostra subito, a volte ci vuole tempo, ma esiste sempre un'opportunità in ogni difficoltà. Ah,
per questo dicevi che il nostro linguaggio determina l'attitudine, che può essere positiva o negativa. Esatto. Se manteniamo l'attitudine di trovare il lato positivo in ogni situazione, trasformeremo i problemi in una vera opportunità di crescita. È una questione di lenti. Mettiamo gli occhiali giusti e vedremo ogni problema come una situazione, una sfida, un'opportunità. Queste tre parole aprono la mente, la mantengono positiva e stimolano la creatività. Insomma, cambiano la vita per sempre. Vi è piaciuto questo video? A me sì, grazie. Allora mettete un bel mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E fate come me, diventate anche voi portatori sani di positività. Condividete questo video sui vostri social e con i vostri amici. Noi ci vediamo presto, al prossimo video, naturalmente. Ciao!